Siamo venuti a dare le, il cordoglio alla famiglia come Carabinieri di Torino perché noi speravamo in un altro epilogo della vicenda, però è importante dare un messaggio di solidarietà, di vicinanza a questa sfortunata famiglia. I genitori di Gloria sono naturalmente e comprensibilmente scossi ma sereni, hanno finalmente un punto certo per poter cominciare a, a rivivere anche nel dolore una tristissima vicenda. Gabriele lo vedevo ogni tanto nei negozi a Castellamonte, quando ancora abitava a Castellamonte, ma non, non gli ho mai parlato insieme. Posso solo dire che comunque aveva questo l'ho notato subito, aveva degli occhi molto freddi, questo, questo sguardo gelido, molto fermo. Però non avrei mai pensato che ciao, fosse un ragazzo. A fare questa cosa, questo non l'avrei mai pensato. I genitori li ho visti, li ho sentiti ieri sera. Ieri sera, ovviamente, non ho parlato con la mamma perché non mi sembrava il caso. Ho parlato con Sonia, la cugina. Eh, la mamma, penso che da subito l'avesse capito che Gloria non sarebbe più tornata a casa perché appunto era una ragazza che mai si sarebbe allontanata volontariamente dalla famiglia perché era l'unica cosa che, su cui poteva contare e sono ovviamente distrutti mh, tutte e due perché hanno perso l'unica figlia poi in un modo così atroce e molto peggio.